Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video di Yo-Kai Watch Puni Puni. Oggi ragazzi torna l'evento dove si può farmare come non ci fosse un domani. Riscaldate i vostri autoclicker e farmate tantissimo. Prima però la cosa che più mi interessa è un attimino andare a vedere cosa si può trovare dal tesoro. Troviamo un segreti dell'anima, un libro delle abilità, uno yokai che si chiama, ce l'ho qui sul sito che vi lascio in descrizione ovviamente, Rubeo J. Ah no, questo è Gran Sabueso. Che nome è? Praticamente è Kankan, però più arrabbiato del solito. Abbiamo come quarto premio un segreti dell'anima G. E poi abbiamo Wisoroshi, che è lo stesso dello scorso evento, ma diverso perché altrimenti sarebbe troppo facile farmare. Ed è la prima volta, da quando è stato aggiunto, che lo Yokai Tripla Z si possa trovare nella slot. Non mi interessa neanche trovare il Tripla Z, quello che vorrei trovare è Orochi, Velenotto, Dark Evil Dragon, che poi si chiama Shu, anche fosse. Però si troverà Mid Event, perché qua non mi dice che è Mid Event, qua mi dice Expand Akaide.Y, che sarebbe appunto la crank, la slot. Quindi, boh, ci proviamo? Tentiamo la sorte subito? Direi che tentiamo subito la sorte, sì! Non si perde tempo. Solo una? Allora, voglio aprirla subito. Cosa mi dai di bello? Cosa mi dai? Vediamo un po'. Guarda! Guarda! A sto punto... Dico che non voglio un certo yokai e mi capita... Apposto, da ora in avanti non voglio neanche Dark Evil Dragon Shu. Così è sicuro che capita. Il Tripla Z, il mio primo Tripla Z. Perché io solo se si trova nella slot posso trovarlo. Altrimenti col cavolo che lo recluto nel livello impossibile. Va bene. Drago Supremo Ryuta, com'è? Dragon God. Sì, Drago Supremo Ryuta, appunto. Risvegliato, tra l'altro, Awoken. Bene. Sì, non viene mai visualizzato quando lo trovi per la prima volta, se l'evento è nuovo. Comunque va bene, sono molto soddisfatto. Per forza, Tripla Z, vorrei vedere se non fossi soddisfatto. Tra l'altro oggi tento un po' la sorte perché, si può farmare tantissimo, quindi... Ragazzi, sul serio? Sul serio? Ah, un altro! Ok, lui mi dà la mano contro il Dark Dragon. Fa più danno. Va bene, Ryuta, l'ho trovato, Ryuta. Ora dammi... Non darmi Dark Evil Dragon Shu. Non lo voglio. Non voglio Velenotto fighissimo che sembra un vampiro. Non lo voglio, gioco. E infatti non me lo dà. Vedi che bastardo. Niente, non funziona solo la prima volta. No, ma lei è dell'evento, lei. Lei è dell'evento. Ma come? Così mi capita, beh? Eh sì. Va bene. Lei cosa fa? Più danno contro Phantom Dragon? Che non è uno yokai che si può trovare qui, tra l'altro. Dark... No, non c'è Phantom Dragon. Ah, eccolo però. Ah, ma è uno di quei livelli... Ah, ok. Però non è un livello impossibile. Va bene allora. Ci sta sempre uno yokai dell'evento. Assolutamente sì. Beh, oh, nulla non è. Tre slottate... Tre yokai dell'evento. Certo, uno era doppione, ma... Ok, ci sta. Vediamo un po'. Oh, c'è anche questo! Questo è Felimonio dell'evento! Ma... Ragazzi, cosa fa lui? Mi aumenta il punteggio quando si va a rubare. Grande. Ah, mi segna Velenotto qui. Quindi deve per forza esserci subito. Non è Mid Event. Ok, però è un doppia Z, quindi deve fare... Devono squillare le trombe per far sì che capiti. Cavoli, che bello quando le cose vanno così. Davvero, davvero bello. Ok, due sfere oro. Potrebbero capitare anche in quelle rosse, ma no. O forse anche prima. Ah, qui niente, forse. Meno che non fa... Lo scam come prima, che mi ha scammato. Ho fatto la finta scammata. Però, oh, intanto i segreti dell'anima ci sono. ZZZ, voglio Velenotto. Eccolo! Attenzione! Attenzione! Una.
L'altra volta due me ne sono capitate. Ma dai! Ma no, perché ancora lui? Ma non lo voglio più! Ma non lo voglio neanche prima! Non lo voglio più! Lo scambio con Velenotto! Che palle! Dai! Quindi stavolta neanche ha girato la slot, ha fatto finta. Mi voleva scammare fin dall'inizio. Mi sto rovinando per Velenotto. Ok. Guarda, lo apro tutte insieme perché. Sì. Ah! Aspetta! No, quella non è. No, doppia S pensavo fosse dell'evento, invece no. Però, ragazzi, ho trovato dell'evento. A parte il bellissimo Velenotto Vampiro. Poi si chiama in realtà questo. Oscuro Drago Malvagio Shu. Però in realtà è Velenotto. Cioè, si vede che è Velenotto. Dai, a voglia di. A voglia di. Bellissimo. Poi il drago, ragazzi. I miei draghi fanno impazzire. E per me le slottate possono dichiararsi concluse. Torno a casa con un bel bottino. Non come quello dell'altra volta, ma se andiamo a vedere, mi mancherebbero due yokai da trovare. Ovvero Nandaryu Ouma. Ok. E Fukuryu. Ok. Nella fase impossibile, il boss, a parte che ha 4 milioni di punti vita, ti fa un attacco di 2800 e un contrattacco di 1115. Inoltre, per la moneta Niambo bisogna sconfiggere la famiglia Bundori e anche Ferimonio, oltre che Dark Evil Dragon Shu nell'ultimo livello. Sono tutti quanti boss. Quindi il primo livello, il quinto, il quindicesimo, il trentesimo e il quarantacinquesimo, più giocare all'attacco al punteggio. Ah, io direi però intanto di vedere un livello e insomma, vedere che cosa succede. Una volta completata la prima mappa possiamo andare nella seconda, voglio vedere un attimino com'è strutturato. Abbiamo anche la seconda mappa dove ci sono tre livelli segreti accorpati tutti quanti insieme. Come si aprono? Boh, aspettiamo che il sito pubblichi maggiori informazioni, anche se non ho fretta di scoprirlo. Ragazzi, il video termina qui, come sempre vi ringrazio per averlo seguito, io ho trovato tutto quello che volevo trovare, ovvero solo Orochi volevo trovare, ma sono stato fortunato dopo troppe slottate e ho ricevuto anche 3 volte Ryuta e 2 volte Nevaria, quindi va bene così direi. Inoltre, evento farmabile, una vera manna dal cielo. In descrizione trovate sia il link per Instagram sia al sito Yokai Watch Spagna, che è tutto quanto in spagnolo, quindi fate voi. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!